La Galleria degli Uffizi di Firenze presenta la mostra su Gherardo delle Notti. Pierbo, l'artista poeta romano, protagonista nella capitale con una personale Aristorarte Margotta. Mentre Roma si veste a festa con le maschere e i carri del noto carnevale romano. La storia di Igor Markevich esce il libro di Giovanni Fasanella e Giuseppe Rocca sul direttore d'orchestra nel caso Moro. Populus è l'installazione audiovisiva di Livia Cannella. In arrivo a Firenze una grande mostra su Gherardo delle Notti, pittore le cui opere sono presenti anche a Roma, in particolare sull'attività italiana del pittore, al quale non è stata ancora dedicata un'esposizione monografica né in Italia né all'estero. Con le acquisizioni più recenti raccolte dagli studi degli ultimi anni, il catalogo della produzione italiana di Gherardo delle Notti non supera i 40 numeri. La mostra presenta quasi tutti questi dipinti e documenta accuratamente sia la fase iniziale più cruda e nordica, con opere come il Cristo morto con due angeli del Palazzo Reale di Genova o la nuova Preghiera di Giuditta prima di decapitare Oloferne di collezione privata, sia quella più famosa e matura. A questa seconda fase appartengono i risultati straordinari che hanno reso celebre il pittore, come appunto le tele conviviali fiorentine, cena con sponsali e cena con suonatori di liuto, sia quelle appartenute a Vincenzo Giustiniani. Sono presenti in mostra anche tre pale d'altare. L'esposizione Gherardo delle Notti, quadri bizzarrissimi e cene allegre, rimarrà allestita alla Galleria degli Uffizi fino al prossimo 24 maggio. È la prima mostra di Gherardo delle Notti, nonostante sia artista internazionale, perché era olandese di nascita, poi lavora in Italia. È la prima mostra ed è significativo, perché chi gira la mostra vedrà quanto sia poetico, lirico quest'artista, che peraltro sostiene benissimo il peso di una monografica anche grande come questa, e non è cosa così frequente. Gherardo, perché di Gherardo agli Uffizi c'è il nucleo più grande di opere nei musei italiani. E di Gherardo perché è un po' un simbolo degli Uffizi. Nel 1993 la bomba mafiosa colpì la galleria e colpì soprattutto un'opera che è qui esposta, l'Adorazione dei Pastori, che qui è al centro di una, installazione fatta da Art Media Studio, che la restituisce con la sua lirica, facendocela vedere com'era prima e com'era dopo, e contornando tutto l'ambiente di quella notte, dei fuochi e delle grida di quella notte. Questo per dar l'idea di quanto quell'opera sia diventata emblematica per gli Uffizi. Insomma, se stasera si celebra agli Uffizi una prima mondiale nella sonata che sarà fatta di note assolutamente inedite, quindi in prima mondiale, ripeto, di Antonio Vivaldi, e questa mostra di oggi è parimenti una prima mondiale, perché a dispetto della sua altissima poesia non aveva mai goduto di una mostra, e questo rientra nello spirito della nostra linea culturale, nel senso, noi vogliamo proporre artisti trascurati dalle organizzazioni private, probabilmente perché non ritenuti redditizi, ma noi dobbiamo farlo come istituzione statale, istituzione pubblica. La conoscenza, l'educazione, la formazione soprattutto dei giovani ci stanno a cuore più di ogni altra cosa.
Ragioni della mostra, fondamentalmente questa è in assoluto la prima mostra che viene dedicata a Gerrit van Honthorst, anche detto Gherardo delle Notti in Italia, e mai finora era stata dedicata a lui una mostra né in Italia né in nessun'altra parte del mondo. Gherardo è un artista di grande livello ormai, di livello internazionale, e i suoi dipinti sono nei più grandi musei, i suoi dipinti ottengono grandi risultati di vendita, è veramente un pittore ormai molto famoso e quindi è giusto dedicargli una mostra monografica. Certamente le sue opere sono nei più grandi musei del mondo e questa mostra qui a Firenze verte soprattutto sulla sua fase italiana, sulla sua produzione che lui ha eseguito durante i suoi anni italiani, che vanno presumibilmente dal 1610, quando probabilmente è arrivato in Italia, fino al 1620. La mostra, come dicevo, verte soprattutto su questo periodo. Io ho fatto anche una monografia, un libro su Honthorst nel 1999 e riunivo circa 35 dipinti della fase italiana. Ecco, considerate che questa mostra ne ha 28, quindi raggiunge l'80% della produzione italiana che abbiamo riunito, insomma circa l'80% della produzione italiana. Francesca Barbi Marinetti, Pierbo è pronto a tornare, stavolta con una personale, un artista nel quale lei ha creduto molto. Beh, io credo che sia un eterno ragazzo, mi viene da dire un ragazzo, in realtà è un uomo, è un artista cresciuto che sa bene quello che fa e nonostante questo, diciamo, disordine apparente, questo look da poeta maledetto, in realtà è tutto il contrario, è una persona che anche nel lavoro è molto meticolosa e che ama la precisione, per cui non sono opere arraffate, al contrario di quello che si penserebbe. È un artista che insegue con molta attenzione la propria poetica. Lei ha curato il percorso espositivo di queste tele, Pierbo definisce l'arte 12 ore di solitudine ogni volta quando si trova a costruire, a inventare ex novo le sue opere. Ecco, in queste tele ritroviamo tanto di Pierbo, rabbia, amore, i suoi valori, le sue icone del rock, del cinema, addirittura gli alieni. Sì, è una personale che comprende un po' tutti quelli che sono diciamo i mondi di Pierbo, che ha a che fare appunto con il rock, perché credo che lui senta questa vena sofferta nei personaggi del rock, e poi ha questa dimestichezza con la scrittura, per cui le sue opere sono opere da leggere e questo è una cosa che straborda addirittura dall'opera fino a raggiungere appunto diciamo proprio i bordi e andare oltre a richiamare un'opera con l'altra. Lui ha un rapporto diciamo intenso con la scrittura tanto quanto con il segno. Ecco, lei ha scelto quest'opera come forse la sua preferita di questo percorso espositivo. Che cosa le trasmette? Beh, c'è un tema, quello dell'amore. Si è paragonato Pierbo a un artista maledetto, in realtà non lo è per niente, come dicevo prima, ma Baudelaire diceva una cosa che secondo me gli calza molto bene, cioè che la bellezza in realtà non è altro che la promessa di una felicità.
E quando questa felicità, questo lo dice Pierbo attraverso le sue opere, viene delusa, c'è un tradimento profondo. E lui questa sofferenza, diciamo, la sa esprimere, ma la sa esprimere anche ironicamente. Appunto, questo è un cielo che lui si ricostruisce dopo un abbandono ed è portatile alle ruote, va in giro con sé, per cui nonostante la ferita aperta ha la capacità comunque di ricomporsi e anche di ridere di sé e della propria sofferenza. Il Carnevale Romano, considerato il maggiore evento equestre d'Europa per numero di spettatori, che in questa settima edizione ha celebrato la regina di Svezia in occasione del 360° anniversario del suo ingresso a Roma da Porta Flaminia. Sfilate in maschera, pièce teatrali, concerti in costume, commedia dell'arte, fuochi d'artificio. La manifestazione si è conclusa lo scorso 17 febbraio in Piazza del Popolo, Via del Corso e Tridente, con la Gran Sfilata Rinascimentale, coordinata da Alessandro Salari dell'Accademia del Teatro Equestre. Dame e cavalieri a cavallo, artisti equestri, gruppo storico romano, corpi militari e di polizia, rappresentanti del palio di velluto di Leonessa, gli sbandieratori e i musicisti di Velletri, il Carnevale di Fano. In testa al corteo Maria Rosaria Omaggio, Alessandro Benvenuti e Roberto Ciufoli, per rievocare l'ingresso a Roma di Cristina di Svezia. A seguire, festa dei moccoletti e fuochi barocchi a cura del gruppo 9 Invicta. Sì, andiamo a chiudere la settima edizione del Carnevale Romano, finalmente ritornato a Roma dopo un anno di esilio, l'altro anno presso l'amministrazione di Fano che cortesemente ci ospitò. Chiudiamo domenica con il concerto dell'Accademia Nova a Galleria Corsini, quindi nel palazzo in cui realmente la regina di Svezia abitò, la regina di Svezia a cui quest'anno è dedicato il Carnevale Romano. Un posto splendido che meriterebbe una visita già solo per vedere le mostruose opere d'arte al suo interno, tra cui ricordo solo un San Giovanni Battista del Caravaggio, per dire un nome, con il concerto del maestro Pietro Niro e del gruppo dell'Accademia Nova, che considerano il maestro ha lavorato sia con Piovani nelle colonne sonore, sia con il maestro Morricone, quindi un concerto di altissimo livello. E chiuderemo martedì con la giornata di Martedì Grasso, dove è prevista la grande sfilata rinascimentale, che vede oltre 100 cavalli, oltre 180 figuranti, quindi una sfilata veramente imponente, carrozze con le rappresentazioni culturali delle tre grandi culture equestre nazionali, quindi gli amici butteri che tornano a Piazza del Popolo, laddove i loro avi venivano un tempo per arrivare al mercato vaccino. Gli artisti equestri, l'arte equestre fu l'arte italiana per eccellenza dal 500 al 700, scomparsa e tornata protagonista in questi anni di Carnevale Romano, e le grandi rappresentanze militari e di polizia a cavallo, quindi l'ottavo reggimento lancieri di Montebello che verrà con la fanfara, il quarto reggimento carabinieri a cavallo, famoso in tutto il mondo per il suo carosello equestre, la polizia di Stato a cavallo e il corpo forestale dello Stato. Continueremo poi con la chiusura, secondo tradizione storica cinquecentesca, con i moccoletti che verranno distribuiti gratuitamente in tutta la piazza, e con la chiusura dei fuochi barocchi che dal Pincio saranno visibili chiaramente da tutta Piazza del Popolo. E quindi torniamo tutti a Galleria Corsini per il gran finale con l'evento teatrale con Maria Rosario Maggio, Alessandro Benvenuti, Viola Pornaro con la regia di Francesco Sale e la direzione artistica di Francesca Barbi Marinetti, lo spettacolo dedicato alla regina Cristina di Svezia, che sarà una chicca assoluta all'interno di un ballo in maschera. Rispetto alla grande protagonista di questo carnevale, un personaggio molto complesso, anche discusso se vogliamo, che però scelse Roma per i suoi ultimi 30 anni di vita, che non sono pochi. Beh, Cristina di Svezia, con le parole di Maria Rosaria Omaggio, insomma, è uno dei personaggi più complessi che si possano pensare e interpretare, di un'attualità e di una modernità. Ancora oggi sarebbe una donna straordinariamente moderna. Pensiamo solo che divenne regina all'età di 6 anni, cioè era colei che doveva tenere il trono.
decise invece di abdicare a 28 anni, di rinunciare alla religione protestante, si fece cattolica e venne a Roma, dove visse per oltre 30 anni. Questa decisione fu una decisione importantissima per i tempi, perché una regina protestante che si converte al cattolicesimo chiaramente era un'occasione irripetibile anche per dimostrare al mondo quello che la Chiesa allora ci teneva a far vedere, un'operazione politica insomma di grandissima importanza, per cui l'arrivo della regina fu accolto come una massima festa della città, furono organizzati festeggiamenti assoluti dal Papa Chigi allora regnante e soprattutto da Maffeo Barberini, che anche lui era stato allontanato da Roma dal precedente Papa, era di ritorno a Roma e organizzato dei festeggiamenti che rimangono alla storia come i più grandi festeggiamenti equestri della storia. Ne è serbata una tela incredibile a Palazzo Braschi di questi grandi festeggiamenti di Palazzo Barberini. Una sovrana che all'epoca ottenne addirittura una legge in favore della protezione verso gli ebrei. Era una sovrana. Il Carnevale Romano ha questa caratteristica costante negli anni, è sempre stata una dimostrazione di angherie dal feroce al comunque a richiedere che la comunità ebraica pagasse il Carnevale Romano, e questa ne è una pecca storica che forse è il fatto principale per cui questa grande memoria era andata persa all'interno di un evento che in realtà raccontano 800 anni di vita del papato in maniera incredibile, quindi si è un po' buttato via il bambino con questa orribile acqua sporca da questo punto di vista. Casomaro continua a far parlare di sé, ancora tante le verità negate. Giovanni Fasanella torna con un libro, La storia di Igor Markevich. Sì, questo è un libro che indaga in modo particolare gli ultimi giorni di vita di Aldo Moro, i giorni in cui si consumò drammaticamente la sua storia, proprio quando invece tutto lasciava supporre che la vicenda si potesse risolvere in modo positivo attraverso una trattativa che era stata intavolata con i brigatisti rossi. Chi è Markevich e come si incrocia la sua vita con quella della famiglia Caetani, del loro palazzo e appunto della via dove è stato trovato il cadavere di Aldo Moro? C'è un'ipotesi formulata dalla commissione stragi presieduta a suo tempo dal senatore Giovanni Pellegrino, secondo la quale Igor Markevich, proprio per le sue caratteristiche, per suo sistema di relazioni, per le sue entrature in tutti i mondi possibili e immaginabili, era la figura più adatta in quel momento per intavolare una trattativa con le Brigate Rosse per conto di una serie di servizi segreti internazionali che avevano in qualche modo interesse alla vicenda Moro. E Markevich era imparentato con la famiglia Caetani, aveva sposato una delle ultime eredi, Topazia Caetani, di quella nobile famiglia. Ecco, l'ipotesi della commissione stragi, un'ipotesi che poggia ovviamente su molti elementi fondati, su molti elementi robusti, ma che deve naturalmente ancora essere dimostrata. E veramente l'aspetto più inquietante di questa storia è che mai nessuno ha voluto oltrepassare quella soglia di Palazzo Caetani per capire, appunto, come dicevo all'inizio, come mai, proprio quando tutto sembrava che la vicenda Moro stesse
potesse risolversi positivamente, invece precipitò e Moro fu assassinato. Un libro quindi sul direttore d'orchestra, su uno storico palazzo romano, sulle PR per oltrepassare la soglia davanti alla quale nella primavera del 78 i servizi segreti italiani poi dovettero fermarsi. Sì, perché durante i 55 giorni del sequestro, all'inizio del mese di maggio, quindi nella fase finale del sequestro, due agenti dei servizi segreti italiani del SISMI si presentarono proprio a Palazzo Caetani chiedendo di Aldo Moro e di Igor Markevich. Aldo Moro era ancora vivo. Si può immaginare, furono per ragioni ancora oggi misteriose e non chiarite, furono costretti proprio a fermarsi davanti alla soglia di quell'antico palazzo. E immaginarsi la loro sorpresa, la loro meraviglia, anche la loro rabbia quando pochi giorni dopo arrivò la notizia che Moro era stato trovato morto proprio là dove i due agenti del SISMI lo avevano cercato mentre era in vita. Il 20 e il 24 febbraio, dalla tramonto alla mezzanotte, l'arco di Giano per la prima volta torna ad essere popolato dai volti e dalle figure che un tempo lo hanno idealmente abitato e attraversato. Il fronte rivolto verso Piazza Bocca della Verità sarà illuminato dalla nuova installazione audiovisiva di Livia Cannella, Populus. Attraverso il linguaggio delle proiezioni scenografiche e grazie alla suggestione discreta dei suoni che le accompagnano, prenderà forma la prima stazione di un percorso multimediale di narrazione messa a dimora di immagini tratte dall'immenso patrimonio scultoreo di età classica presente nei più importanti musei della capitale. Satiri e ninfe, filosofi e magistrati, bimbi, matrone e dei, evocati da un'esplosione di luci, tornano metaforicamente a casa, animando le curve silenziose e scure del monumento. Gigantesche immagini luminose si fonderanno alle partiture architettoniche del monumento, amplificandone percettivamente la massa e la presenza, restituendo al luogo la sua naturale centralità all'interno del sistema di relazione e mediazione tra il foro boario e l'immensa area archeologica centrale. Giano, Janus, è il dio del passaggio, dal latino Janua, porta, custode di ogni forma di mutamento e protettore di tutto ciò che concerne una fine e un nuovo inizio. L'arco di Giano, ora chiuso in una recinzione immersa nel traffico adiacente al Lungotevere, è uno degli accessi principali all'area archeologica centrale e la sua possente massa, ininterrottamente visibile ed emersa dai tempi della sua edificazione, non ha mai smesso di segnare il luogo di confine e di passaggio tra il centro istituzionale della città antica e i fori del popolo, dove sorgevano aree di mercato e di scambio. Probabilmente è proprio questa mediazione che ne ha costruito nel tempo il senso della bifrontalità, allegoricamente radunato nell'intitolazione al mito e fisicamente sostenuto dalla centralità del suo impianto architettonico, perfettamente simmetrico in ogni asse della sua geometria. L'installazione vuole essere una testimonianza, un gesto volto a promuovere allo stesso tempo il sito e ciò che esso per l'occasione accoglie, il patrimonio artistico dei musei civici nella sua rappresentazione in luce, la dimostrazione attiva della vitalità possibile del paesaggio urbano e dello spazio pubblico. Avvicina la notte, sembra di accarezzarla.